Dichiaro aperta la 724esima perdonanza celestiniana. La pioggia ha solo rallentato il viaggio del fuoco del Morrone per arrivare sino all'Aquila davanti alla Basilica di Collemaggio. Una famiglia aquilana, la famiglia Iacobucci, ha portato il fuoco nell'ultimo tratto per l'accensione del tripode. Il sindaco ha dichiarato così aperta la 724esima perdonanza celestiniana. Sì, è un nuovo corso della perdonanza che recupera o ha la volontà di recuperare un po' la sua originalità e la sua originarietà. È una perdonanza un po' più sobria, lo dimostra anche il fatto che qui sul prato di Collemaggio non si sta tutti in piedi come un tempo, ma si sta seduti quasi fino a mezzo prato. C'è una riscoperta del tema dei quarti, quindi la storia della fondazione della città dell'Aquila e la sua organizzazione istituzionale, e c'è un programma anche di eventi più sobrio, però di sicura attrattiva, e c'è la riscoperta di quella che un tempo si chiamava l'Isola Sonante, che si chiamerà L'Aquila Suona, e in cui si metteranno in gioco un po' tutti gli artisti della città dell'Aquila. Insomma, siamo convinti che nonostante questo esordio con la pioggia, comunque sarà una bella edizione. La presenza di tanta gente, pur con le temperature non proprio estive, insomma, lo sta a dimostrare. Un messaggio di pace e di amore, quello lanciato dal bellissimo Teatro del Perdono, un palco non invasivo, con la Basilica in primo piano, la famiglia e la riconciliazione come temi portanti. La famiglia è il nucleo centrale nella comunità ecclesiale, ma anche in quella civile. È la prima scuola cristiana e al tempo stesso la prima palestra dove una persona impara a esercitare l'arte di amare. Quindi la famiglia va custodita e va sostenuta.